Sì, e però diciamo prima di chiudere, un'ultima cosa sul cast. Insomma, il film nel complesso è davvero un capolavoro, anche oltre, secondo me, uno di quei film veramente indimenticabili. Ma per quanto riguarda il cast, secondo me ci sono degli attori non proprio così conosciuti, che in questo momento mi sfuggono, però in particolare personalmente vorrei ricordare uno che è Ed Harris. Secondo me in quel ruolo lì è straordinario. E anche in generale come attore, che l'ho visto anche in altri film, di cui uno pure ha un grande ruolo, se non erro in, almeno di quelli che ho visto io, in A History of Violence di David Cronenberg, film se non erro del 2005, con anche Viggo Mortensen, tra l'altro anche Viggo Mortensen, secondo me, attore molto sottovalutato, non lo associa solo ad Aragorn e il Signore degli Anelli, ma negli altri film, tra l'altro è un feticcio, come sapete, David Cronenberg, un altro grande attore comunque. È anche uno dei miei preferiti, comunque, no, dei miei preferiti, non lo so, però comunque, grande attore, comunque, Ed Harris, sì, anche in quel film di Cronenberg, ha davvero un gran ruolo, è appunto, secondo me, uno di quei casi, di quei attori, che ce ne sono anche molti di questi casi, secondo me, molto, molto sottovalutati, almeno io la vedo così, magari qualcuno dice, no, non è vero, non è un attore insignificante, per me comunque è così, e che, appunto, secondo me, non hanno ottenuto quel grande successo, secondo me, dovevano, non dico obbligatoriamente, ma quasi ottenere. Quindi, non so se qualcuno conosce bene questo attore, non è che ho visto tutti i suoi film, ne ho visti alcuni, adesso però mi sfuggo in questo momento, a parte quello di Cronenberg, però appunto mi interesserebbe sapere anche lui, magari se lo conosce più nel dettaglio anche lui, che cosa ne pensa al riguardo. Certo, come ho detto, avrei voluto dire molte più cose, ma già qua praticamente circa 20 minuti se ne sono andati. Già secondo me ho detto anche poco rispetto a tutto quello che volevo dire, ma non è che questo è un canale dove faccio le spiegazioni, insomma, altre persone fanno i critici e si occupano di me di queste cose. Certamente qui questi sono sempre video aggiuntivi e secondo me esagero anche troppo. Potrei anche farne a meno, Comunque insomma. ci sono già i report che sono quelli comunque i video principali. Questi sono comunque video in più. Io già sono contento se qualcuno, secondo me nessuno, solo Sara, guarda, soprattutto guarda all'inizio alla fine, anche perché Sara sono in italiano, sono i sottotitoli in inglese. Non credo che la maggior parte degli iscritti qui vada a guardare questi video all'inizio alla fine. Non ha questa, proprio perché sono anche in italiano, secondo me, spero ci sono i sottotitoli in inglese spesso sincronizzati, ma secondo me questo è uno dei motivi per cui alla gente non interessa, oltre che in generale, secondo me più di tanto non interessano questi rispetto al report. Ma poi ho fatto un video a parte su questa questione, il fatto di non caricare più i video tools, magari lo carico separatamente, l'ho fatto ieri. A parte così vedo anche il parere negli altri iscritti, altre persone su questo argomento, video tools. Ho fatto di non farlo più, ma poi appunto vedrete meglio in questo video nel caso. Lo caricherò comunque se qualcuno è interessato a dire. Comunque, nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione. Anzi, leggetela perché forse aggiungo qualche altra cosa lì, anche se non lo so. Grazie di again.